Un buongiorno a tutti gli utenti di AnimeClick.it. Siamo nell'area pro di Lucca Comics and Games in compagnia del maestro mangaka Tsutomu Nihei, che salutiamo e ringraziamo per essere qui. Anche a me fa piacere. Ok. Innanzitutto volevo chiedere, quando ha deciso di diventare mangaka, qual è stata la sua formazione artistica e cosa pensa abbia influito durante i suoi esordi nella creazione del suo stile di disegno? マンガ家になったきっかけというか、それとどのような勉強をされたのか、漫画家になるためにどのような勉強をされたのか、そのような影響をされたのか。漫画家になるきっかけは、絵が Io ho cominciato a pensare di diventare mangaka perché da piccolo diciamo che penso di essere stato bravo a disegnare e ovviamente per stabilire il mio stile di disegno sono stato influenzato dal manga di epoca che è tipo Akira o Ghost in the Shell. Entrando un po' nel merito delle opere pubblicate in Italia, dopo aver letto Blum e Knights of Sidonia, si intuisce, poi magari ce lo confermerà lo stesso autore, che le opere sono ambientate in un certo senso nello stesso mondo, ma in momenti temporali o universi paralleli diversi. Ci potrebbe spiegare i collegamenti che ci sono tra le opere? Sì, ho disegnato l'opera pensando che potrebbe essere anche un'interpretazione del genere, però qui non mi sento assolutamente di confermare qualcosa, qualche concetto, perché voglio lasciare una libera interpretazione. Capisco. Dunque, sempre rimanendo in tema con Knights of Sidonia, abbiamo notato che ogni capitolo è accompagnato da una delle 100 vedute della Sidonia, a dimostrazione del suo amore per l'architettura e per gli ambienti artificiali. Nel farli, nell'eseguirli, ha seguito un ordine preciso dettato da qualche scelta iniziale in fase di progetto, oppure è un'ispirazione che le viene a seconda del momento in cui tratta il capitolo? Non c'è stato un ordine preciso, non ho stabilito niente all'inizio, ma comunque quelle 100 vedute di Sidonia sono state prodotte tipo 3 ore prima della scadenza e è stato disegnato così. Con la pressione mi gonfiato sul collo, è stato deciso negli ultimi momenti. Ho capito. Sempre in Knights of Sidonia, pare che sia il suo primo manga a tematica harem, visto che il nostro protagonista Tanikaze riscuote parecchio successo tra le donne e non dell'equipaggio. Da dove è arrivata questa idea? っていうか、いつもその僕が書く漫画はその自分の願望が反映されることが多くて、だからなんかシドニアでは特に女性キャラが新キャラ出すと女性キャラになってしまう傾向があって、ハーレムをやろうとしたんではなくて結果はなってしまったんです。まあ同じことなんですけど、だからとにかくハーレム monodatto
è una, come dire, una considerazione un po' così, perché quando io disegno le mie opere, ovviamente le mie, i miei desideri nel subconscio mi emergono e diciamo che in quel momento è diventato così. Quando pensavo di mettere un nuovo personaggio, è sempre stata una donna. E quindi diciamo che quando disegnavo, mentre disegnavo, è diventato così al stato harem, non è assolutamente voluto, è diventato così. Un'ultima domanda su Sidonia, in cui pare si sia divertito particolarmente a creare per la prima volta nella sua carriera dei mecha, di cui ha cambiato tra l'altro design più volte durante il corso dell'opera. Come si è trovato in questa dimensione di design? Se le è piaciuta questa esperienza e se pensa che rimarrà all'interno di questo genere con la sua prossima opera? Sì. で新しいの乗り換えるっていうのはこれ日本のロボットものの伝統なんですよ。はい。secondo la tradizione del genere mecha giapponese, diciamo che il protagonista deve avere un mecha designato per lui, proprio personale per lui, e questa mecha deve rompersi ed deve essere distrutto e si crea un nuovo modello a proposito per lui, insomma. Quindi questa è una tradizione e deve essere seguito, quindi ho fatto così. Ora un paio di domande un po' di carattere generale. Come è organizzata la sua giornata lavorativa? Si avvale di assistenti? Usa il computer nel processo di produzione delle tavole? だいたい自宅で仕事してるんで、寝てる時間、その仕事してる時は寝てる時間とか以外はもうほぼ仕事、通勤時間もないんで全部仕事をして、でアシスタントはいないです。でコンピュータ、もう紙は使ってないですね。液晶タブレットで書いてます。Io lavoro a casa mia, quindi se non sto dormendo sto lavorando, e siccome non mi sposto dal mio posto di lavoro a casa, cioè sono sempre a lavorare, non ho assistenti e non uso carta, cioè lui usa solo computer e sta facendo un modo di disegno paperless usando il tablet. Da dove trae l'ispirazione per le sue ambientazioni? Ci sono letture che l'hanno influenzata? Ascolta musica mentre lavora? Se sì, quale? Ci sono troppi film che mi hanno ispirato, basta che ci siano degli edifici enormi, mi ispirano un sacco. SF小説から受けた影響、建物だけの世界の話とかいっぱいある、塔が 無限に続いている話とか、そういうのを好きだったので、それを映像化したので、漫画でやりました。 Ci sono stati diversi romanzi science fiction che mi ha ispirato, soprattutto quelli ambientati dentro un edificio, diciamo, un spazio limitato. Ce ne sono stati alcuni romanzi ambientati nelle torri che continuano in maniera infinita, no? Queste cose mi ispirano tantissimo. Adesso faccio la musica, ho una po' che cale masca, sì, ho tutto.
どんな音楽とか、もう何でも聴きます、Io ascolto musica mentre lavoro, ma anche no, ascolto ogni genere di musica. Ho ascolto tantissime anche sigle di cartoni animati, anime song, mi piacciono anche un sacco. Ritornando sempre a Night of Sidonia, ci chiedevamo se hai in mente un finale e se sì, se hai un'idea indicativa di quanti volumi mancano per raggiungerlo. で、あとは何巻くらいで終わりますかって言って、まだ決まってないです。やめましょうか、そういうのは。どうしよう。15巻で終わります。フィニッシュ、この15ボルメ。こっちももう考えてあるっていうか、もう日本では書き終わります。In Giappone ho finito di disegnare anche la conclusione, quindi ce l'ho già in mente.Un'ultimissima domanda, se è possibile. Salgono i cimondes, pure da salgo le sponsorie. Se le piacciono i romanzi occidentali di fantascienza, e se sì, quali sono i suoi autori o libri preferiti? Ci ha detto prima chiaramente che è stato ispirato da alcune opere romanzesche. Volevamo sapere qualche nome in particolare. ブライアン・オールズの地球の長い子、日本のタイトルしか知らないです。ブライアン・オールズ。ブライアン・オールズ、è il pomeriggio più lungo della terra, una cosa del genere. Non mi viene in mente il titolo in italiano, ma comunque Brian Aldiss è il suo autore preferito. Va bene. Ringraziamo infinitamente il maestro Nihei Tsutomu per la sua gentile disponibilità e salutiamo gli utenti di animeclick.it. Grazie mille. Grazie a voi.